Amici di Simone Mazzola Sport & Tech, stavate aspettando un gioco manageriale di pallacanestro ma non lo trovavate? Questo è il momento e questo è il video per voi. Innanzitutto buon anno a tutti, primo video del 2022, alcuni di voi saranno in ferie, avranno un po' più di tempo libero. E allora perché non impiegarlo in qualcosa che magari spesso non riusciamo a fare durante l'anno, ovvero giocare ai videogame? Oggi faremo una recensione per tutti gli appassionati di basket del nuovo gioco di EuroLeague, International Basketball Manager, un manageriale tutto nuovo che rapirà il cuore e il tempo di tutti gli appassionati della palla a spicchi. Sarà un video molto ludico con tante informazioni super interessanti per sapere tutti, ma proprio tutti i segreti del gioco. Per questo alziamo il sipario. International Basketball Manager è un manageriale di basket prodotto da Steam, piattaforma di gaming famosissima, che è andata a coprire un buco generale a livello di manageriali sportivi. Se per il calcio, negli anni, da PC Calcio degli albori sino a Football Manager che attualmente domina la scena, ci sono state diverse possibilità di scelta, per i GM cestistici c'è stato PC Basket, PC Fantacanestro e veramente poco altro. Ora International Basketball Manager diventa il serio candidato a portarsi via tutta la fetta di appassionati cestistici in Europa. Ci sono diverse lingue a disposizione, italiano, francese, inglese, spagnolo, tedesco e turco. Ma il vero plus sono le licenze a disposizione che prevedono la Turkish Airlines EuroLeague, la 7 Days Euro Cup, ACB e LEB, seconda serie, LNB francese, Lega Basket, EBA Grecia, BSL Turchia e Belgio, Paesi Bassi e Cile. Tutti gli altri campionati, le altre squadre in totale sono 300 all'interno del gioco e i giocatori, addirittura 5.000, hanno nomi ovviamente modificati, comprensibili ma modificati. Diciamo che per gli appassionati di NBA e possessori di console, NBA 2K è più che sufficiente. Per questo vi lascio qui sopra la recensione che avevo prodotto non appena era uscita la versione 2022. Per tutti gli appassionati di basket europeo, invece, prendere in mano la propria squadra e condurla alla vittoria sarà una soddisfazione incredibile. Questo manageriale è molto ben fatto con tre livelli di difficoltà e di gestione, con il primo più arcade, il secondo intermedio e forse il giusto compromesso per i non super nerd e il più difficile dove dovrete tenere conto davvero di tutto come se foste un coach manager. Il gioco è molto ben fatto ed è disponibile in versione mobile su Android o iOS al costo di 8,99€ oppure anche per PC al costo di 24,95€ in offerta fino al 5 gennaio 2022 a 19,96€. Per PC è necessario Windows 7 o macOS 10, 13, 6 o superiore. Servono 4GB di RAM, 2GB di spazio su disco. Per la versione mobile servono 360MB di memoria disponibile e iOS 10 o versione successive. Ci sono due modalità di gioco. Manager, scegli la tua squadra preferita del gioco e conducila al successo, indipendentemente dalla tua reputazione di manager. E quella carriera, ricevi offerte dai club più piccoli al fine di soddisfare i loro rispettivi obiettivi, guadagnare reputazione come manager e crescere. Ci sono inoltre 15 caratteristiche fisiche, mentali, attacco, difesa, adattamento, fedeltà al club per definire i giocatori, che ovviamente potrete comprare, prestare, lasciare e prendere come un vero general manager. Riceverete offerte per i vostri giocatori incedibili e farete proposte pazze per i campioni delle altre squadre. Avrete a disposizione un budget anche per mandarlo in giro per una settimana, due o per far sì che torni con le migliori promesse per quanto tempo vi servirà. Avrete una mailbox dove il vostro direttore sportivo vi riporterà le offerte e le questioni di mercato. Il vostro assistente allenatore vi aiuterà nella gestione della squadra, mentre gli altri assistenti vi daranno lo scout della partita con dei consigli per battere l'avversario. Dovrete sostenere le conferenze stampa e, in base alle risposte che darete, avrete dei feedback dalla dirigenza, dai tifosi e dai giocatori. Meglio risponderete, più alto sarà il feeling che avrete con questi settori della squadra, cosa molto importante ai fini del gioco. L'allenamento individuale dei giocatori e di squadra sarà fondamentale per farli migliorare, preservarli dagli infortuni e soprattutto gestire la loro energia, perché un giocatore stanco non renderà mai al meglio, dovrete farli ruotare. Potete farli migliorare in uno specifico settore del gioco o qualsiasi altra cosa.
è tutto molto molto curato, dalle tattiche pre-partita sino a quelle durante la partita, dove a ogni pausa potrete intervenire come un coach con sostituzioni, anche se consiglio di lasciarle automatiche perché avete già impostato i minutaggi dei singoli nel pre-partita, per modificare tattiche offensive e difensive. Ma soprattutto potrete decidere di giocare appositamente per sfruttare la vostra stella o il giocatore più in forma in quella partita. Nei tiri decisivi, generalmente alla fine dei quarti, potrete anche decidere che situazione giocare: penetrazione, tiro da 2, tiro da 3, e a chi farlo prendere per far valere il peso delle vostre stelle. La gestione in partita è molto curata e ben fatta, e mi è capitato spesso di cambiare tattica in un momento di difficoltà del match, girando l'inerzia della partita a mio favore. In definitiva, ho trovato questo gioco molto, molto customizzabile, ben fatto e molto divertente. Trovo la versione per mobile più adatta perché a portata di mano è molto fruibile, utilizzabile in ogni momento, anche quando magari siete in coda per una visita o mentre attendete un vostro amico che è sempre in ritardo. Questo è veramente un bel gioco. Per concludere, ci sono dei pro, che sono l'adattabilità a ogni esperienza e a ogni esigenza di gioco, le licenze di tanti campionati, la simulazione pre e in partita molto molto buona. I contro sono i nomi delle squadre inventate per i non aventi licenza, NBA eccetera eccetera, ma è davvero l'unico contro che ho trovato giocando a questo gioco. Se siete appassionati di basket europeo e volete passare un po' di tempo a cimentarvi nel gioco e togliere ogni pensiero, questa è la soluzione per voi. Io ho provato la versione per cellulare e devo dire che è la soluzione migliore, sempre a portata di mano, se volete far rendere i momenti morti della vostra giornata divertendovi al massimo. La qualità è alta, il gioco è divertente e ricco di sfaccettature e cose da gestire, come deve essere un manageriale di pallacanestro. Se consideriamo il prezzo rapportato alla resa, questo è un assoluto must have per tutti gli appassionati. Ve lo consiglio caldamente, ma giocate responsabilmente, perché potrebbe crearvi dipendenza. Come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video sino in fondo. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, ma soprattutto fatemi sapere nei commenti se l'avete provato anche voi, che impressione vi ha dato, come vi trovate, e aiutate magari tutti coloro che vorranno comprarlo o sono indecisi nel farlo. Io vi ringrazio e vi do appuntamento come sempre al prossimo video, sempre qui sul canale YouTube Simone Mazzola Sport & Tech.